spalle abbiamo Rifugio 3A, qui sotto il lago dei Sabbioni, e noi oggi parleremo del Evoc Free Trial Black Line. Perché abbiamo deciso di parlare di questo zaino proprio in questo contesto? Il cicloalpinismo, le grandi avventure sono il terreno ideale per questo tipo di zaino. Lo abbiamo voluto provare su questa salita, 5 ore, 1500 metri di dislivello, molto portage, e diciamo la verità, lo zaino ha fatto bene il suo lavoro. Riteniamo che sia importante avere uno zaino con una grande capacità come questo. Noi qui dentro abbiamo videocamera, ciabatte, abbigliamento, un cambio perché dormiremo in rifugio, tutto il materiale per fare i video, le foto che racconteranno di questa avventura, la roba da mangiare, tutto il resto. Se non avessimo uno zaino di queste dimensioni, quindi capace di contenere tutte queste cose, ma non solo di contenerle, ma anche contenerle in modo comodo, quindi senza le cerniere che tirano, senza dover incastrare tutto, perché durante la giornata spesso ci si deve sfermare, fuori la telecamera, fuori il drone, video, momento bello, grande luce, e quindi bisogna avere uno zaino che sia spazioso ma che permetta, avendo grandissimi ergonomicità, grandissimi spazi, di poter dividere l'area dedicata ad esempio a tutta la struttura per video e foto da quella dedicata all'abbigliamento, il cibo molto snello naturalmente, e quindi benissimo da tutti i punti di vista. La sua caratteristica di avere una protezione sulla schiena è fantastico, al di là della protezione in caso di caduta, ma nel nostro caso abbiamo talmente tanta roba dentro lo zaino che quello forse è il minore dei problemi. Però questa protezione fa sì che tutto quello che abbiamo qui dentro non schiacci sulla schiena. Io non ho sentito nulla delle telecamere, di tutto il resto, quindi questa protezione in un'ottica di cicloalpinismo o di all mountain estremo, definiamolo così, è l'ideale. Molto ventilato, grande la capacità di modularsi rispetto alla schiena, per cui nonostante alla fine ci fossero 3-4 kg, forse anche 5 di roba qui dentro, non ho avuto grandi problemi durante la salita, quindi potrei dire che ottimo da tutti i punti di vista. Forse io metterei, per comodità mia ma anche proprio per avere il mangiare a più portata di mano, delle piccole taschine qui dentro dove poter mettere anche soltanto una barretta piuttosto che una piccola telecamerina, per essere ancora più veloce e più dinamico nel riprendere tutto il resto. Per il resto credo che chiunque abbia voglia di fare giri come quello che stiamo facendo ora, che vedrete più avanti, che vedrete poi nella presentazione del video e tutto il resto, giri come questi, credo che abbia sicuramente la necessità di avere uno zaino come questo, uno zaino da 20 kg, uno zaino ben strutturato che permetta di realizzare questo tipo di azioni. Per cui, secondo noi, l'Evoc Free Trial Black Line ha passato la sua prova.